Siamo a un passo dall'accordo definitivo, il centrodestra è coeso, abbiamo raggiunto l'accordo sulle liste per i candidati per gli italiani all'estero, è stato chiuso il testo del programma comune del centrodestra che punterà sul ruolo dell'Italia nel mondo, conferma dei nostri impegni con l'Europa, con la NATO, con l'Occidente, per la difesa anche dell'integrità territoriale dell'Ucraina, riduzione della pressione fiscale, realizzazione di infrastrutture, alta velocità fino alla Sicilia, quindi anche ponte sullo stretto, riforma completa della giustizia, riduzione del fardello burocratico. Per quanto riguarda l'economia, un disegno completo che punta intanto al sostegno dell'economia reale, industria e agricoltura. Per quanto riguarda la macroeconomia, riduzione della pressione fiscale, ovviamente sarà la flat tax graduale, recupero e conclusione della vicenda dei debiti che ha la pubblica amministrazione con i privati, revisione della politica sociale, quindi aiuti a chi ne ha veramente bisogno e poi aumento delle pensioni ad anziani e disabili. Poi ci sarà naturalmente una spending review e vogliamo anche che si arrivi ad una pace fiscale, che non è il condono, una pace fiscale, e il centrodestra sarà coeso, presenterà un progetto serio, credibile, che non farà aumentare il debito e il deficit, quindi ci saranno le coperture per tutte le proposte che verranno fatte. Poi naturalmente si punterà sulle infrastrutture anche digitali, ci sarà una parte dedicata allo sport, una parte dedicata anche alla cultura, alla formazione, alla scuola, insomma un programma complesso, poi ogni partito approfondirà i temi che gli stanno più a cuore.